Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cioè, tu sostieni addirittura il contrario di quello che dice Senaldi, ma in parte anche Peter, cioè dici i magistrati hanno protetto i politici. No, hanno protetto in questo caso sia la Santanchè sia Dalmastro, certo, e anche nel caso di La Russa. Dilatato, cioè, le indagini. Nel senso che la magistratura, al netto di quello che raccontano gli ipergarantisti, li definisco così, cioè non i garantisti veri, quelli che hanno fatto dell'ipergarantismo, ossia ognuno fa quello che vuole, l'imputato è sempre innocente e il PM è sempre cattivo, perché ci sono stati casi come Torto, tu non sei un ipergarantista, sei una garantista vera, non ti preoccupare, di guardare. Hanno creato, diciamo, anche un mercato dell'informazione. In questa fase la magistratura è debolissima. Il caso Palamara a Milano, con la devastazione del CSM e in parte con l'indebolimento della Procura di Roma, ha creato una grande timidezza sia a Roma sia a Milano, dove il caso dell'Eni, il caso Amaro e il caso dell'Eni, ha dato delle mazzate clamorose. Quindi sono stati C'è cauti. Grande attenzione in genere. Quindi che succede? Anche sulla Un tempo, Russa? No, sulla Russa non è stato sequestrato il cellulare, per esempio, del ragazzo. E, francamente, non riesco a capire perché. Poteva discutere. Si poteva discutere. Perché non è intercettabile la conversazione. Chiudo il ragionamento. Chiudo velocissimo. Chiudo il ragionamento. Del Mastro. No, sono tutte cose diverse che vengono collegate alla maggioranza, che non c'entrano niente. Vengono collegate dal complottone che non esiste. Esatto. E ve lo spiego ancora meglio. Del Mastro, la procura, cioè i PM che indagavano, hanno detto la stessa cosa. La Santanchè, non si è mai visto che una iscrizione nel registro degli indagati per un reato molto semplice di falso in bilancio venga secretata per 3 mesi. E quindi è stato per proteggere la nascita del governo, esatto. Meloni, quindi non si è mai visto elezioni... una magistratura così cauta nei confronti del potere politico. Come si spegne Vittivaldi? Ditemi come si spegne Vittivaldi. No, perché io adesso in realtà, perché vi voglio accendere...